Con un corteo che si è mosso da Piazza Umberto sino ad giungere al monumento ai caduti di Via Roma, a Caltagirone è stata celebrata la festa della Repubblica. Autorità civili, militari e istituzionali hanno reso onore alla nazione, unitamente ai rappresentanti di più associazioni e di ex combattenti e militari. Il tutto a testimonianza di un cerimoniale che si è articolato in svariati momenti, il primo dei quali ha visto giungere la banda musicale che ha intonato inni dedicati alla ricorrenza. Al corteo hanno preso parte il sindaco Gino Ioppolo, il presidente del consiglio comunale Massimo Alparone, il comandante dell'arma dei carabinieri, il capitano Sergio Vaire, il comandante della compagnia della guardia di finanza di Caltagirone, Carlo Fonzone Caccese, e il vicequestore del locale commissariato, Marcello Ariosto, oltre altri esponenti della giunta comunale. La seconda fase del rito cerimoniale ha dapprima fatto registrare la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del quale ne ha dato lettura il primo cittadino, Gino Ioppolo. Ecco un breve stralcio. Della responsabilità di rappresentarne le istituzioni è affidata la testimonianza viva e praticata dei valori di libertà, democrazia e uguaglianza posti alla base della nostra Costituzione. Altri momenti clou della ricorrenza sono consistiti nella deposizione di una corona d'alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre che hanno pagato col sangue il sacrificio per la nazione. Due carabinieri in alta uniforme hanno depositato la corona d'alloro. La fase seguente ha visto la banda intonare le note che hanno dato vita all'alta bandiera. Ecco un breve stralcio di questo momento in onore della Repubblica. Conclude il sindaco Gino Ioppolo, che ha così tracciato un sunto sulla ricorrenza e calandosi nella realtà dell'ente locale, ha così concluso ai nostri microfoni. È il malore particolarmente sentito, la festa della Repubblica. Credo di poter sottolineare come quest'anno il messaggio del Capo dello Stato rivolto ai prefetti italiani voglia rappresentare una particolare attenzione dei rappresentanti dello Stato sui territori con le autonomie locali. Questa è la interpretazione che abbiamo dato e mi è piaciuto leggere il messaggio esattamente come era doveroso, del resto così come è stato inviato. Qual è il messaggio che rivolge alla città? Il messaggio è la coesione sociale. Più si è coesi, più si è uniti e più si è forti.